sito. Sono Marco Mazza e sono un oculista pediatrico. Le patologie più diffuse nei bambini che visito dipendono un pochino dalla fascia di età in cui si trovano. Tra i 0 e i 2 anni sono frequenti problematiche collegate ai dotti nasolacrimali che possono essere ostruiti o non completamente pervi. E questa situazione può creare con frequenza delle congiuntiviti che creano anche secrezione o difficoltà nell'apertura degli occhi al mattino. Nelle fasce di età più grandi, per cui dai 2 ai 6 anni, possono esserci invece frequenti forme irritative su base allergica o anche su base infettiva, perché i bambini incominciano a frequentare le scuole materne dove, per la promiscuità che hanno e per i giochi che si passano in continuazione, con frequenza si toccano con le mani sporche e questo fa determinare l'insorgenza di congiuntiviti. Più avanti con gli anni, invece, le patologie sono essenzialmente collegate allo strabismo o a difetti di vista.